con le nuove impostazioni del cluster su questi predatori preistorici. E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel e benvenuti in questa nuova recensione. Statemi a sentire, in questo nuovo video vi insegnerò come giocare nei panni del dottor Neo Cortex. Ricordatevi che Cortex purtroppo non ha il doppio salto, fa solo il salto normale. E poi dovete sparare con la sua pistola premendo il tasto quadrato. Premete quadrato per sparare, così potete trasformare il vostro bersaglio in una piattaforma. Qui bisogna rompere 101 casse. Facciamogli vedere a questi predatori preistorici chi comanda. Saltate premendo il tasto X e scattate premendo il tasto cerchio. Abbiamo trovato una gemma nascosta. Il dottor Neo Cortex l'avevamo affrontato, capite ragazzi? Prima era un boss da sconfiggere, ma adesso è diventato un personaggio giocabile. Sarà giocabile in alcune sezioni, Cortex. Per ora Cortex si è alleato con noi. Per ora ha smesso di fare il cattivo e si è alleato con noi. Così ci aiuterà in questa missione. Per ora io mi fido. Bisogna trasformare il bersaglio in gelatina. In questo Crash Bandicoot 4 It's About Time abbiamo usato personaggi giocabili. Ne abbiamo usati 5. Crash, Coho, Tana, Dingodile e Cortex. Quando Cortex è giocabile, spara la sua pistola, ci fa ricordare anche Crash Twinsanity. Questo posto fa paura, ragazzi. Pieno di teschi e ossa di dinosauro. Che siamo, al cimitero dei dinosauri? Sapete dove siamo? Siamo nella dimensione Egyptus e si sta facendo questo livello carburante fossile. La dimensione Egyptus è molto strana. E siamo tornati indietro nel tempo, 88 milioni di anni prima. Guardate. Non ho mai avuto un covo in un vulcano. I buoni ce li hanno? Non ho molto da imparare. Si sta vedendo un vulcano pieno di lava. Bisogna capire se questa è la preistoria, ragazzi. Fatemelo sapere con un commento qui sotto, capite? Ogni volta che recensisco un video, voi dovete farmi un sacco di commenti, così io cerco sempre di rispondere a tutti. Sì, ma però dobbiamo stare attenti a non cadere nella lava. Ogni volta che si sta facendo la preistoria, voi dovete dirmi se siamo a Jurassic Park o siamo alla ricerca della Valle Incantata. Bella questa pistola di Cortex che trasforma i nemici. Niente covo nel vulcano, mi stanno bruciando i peli del naso.
Questa pistola di Cortex è spettacolare ed è bellissima. Può trasformare tutti i nemici in gelatina. Prima li trasforma con una piattaforma fissa, invece li trasforma con una piattaforma fatta a gelatina, così si può rimbalzare. Poi rimbalzare è sempre meglio che camminare. Questa stupida pianta sputa acido. Ehi, ci sono anche i dinosauri erbivori laggiù, vediamo dei brontosauri. Non vedevo fondi così grossi da quando ho lasciato acceso il gigantotron tutta la notte. Vedere questo brontosauro è bellissimo. Io mi ricordo che questo brontosauro me lo sono visto nel 1996 a Mirabilandia, è vero? Che mia madre mi diceva questo è il brontosauro e poi mi ha fatto impressione quando ha alzato la testa. E abbiamo finito il livello. E ora ci salutiamo. Spero che il video vi sia piaciuto e più che altro avete capito come giocare nei panni del dottor Neo Cortex. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa ne pensate del video nei commenti di sotto, così cerco sempre di rispondere a tutti.